tipo di limite a questa scelta che non è di vita, ma è una scelta professionale e basta, del giocatore che più di tutti ha rappresentato il Napoli nell'era De Laurentiis, e mi permetto di dire nell'era De Laurentiis, perché forse per un fatto di età, forse per un fatto di simpatia e di conoscenza diretta, credo che l'immarcescibile Peppe Bruscolotti rimanga assolutamente l'icona e la bandiera del Napoli per noi tifosi napoletani ed azzurri. Hamsik ha scritto pagine importantissime, ha battuto record su record, quello sia di Bruscolotti per quanto concerne presenze, sia quello di Maradona per quanto riguarda gol, e sono cose che fanno piacere ai napoletani, ma ormai c'è poco spazio. Ci ha insegnato il presidente che questa operazione pare che vada a guadagnarci addirittura qualcosa, dopo aver utilizzato del bene giocatore Marek Hamsik per 12 anni. Quello che il giocatore gli ha dato. Della Juve preferirei non parlare. È chiaro che quando non hai difensori come Barzagli, Corucci e Chiellini a disposizione, non è la BBC. E infatti non c'è poco da dire. Qualcosa deve cambiare, ma deve cambiare anche in mezzo al campo. Allegri probabilmente non è riuscito a far capire questo concetto ai giocatori, che soprattutto negli ultimi 20 minuti, forti del 3-1 segnato dopo che Barilla aveva riaperto la partita, hanno mantenuto un atteggiamento direi abbastanza superficiale, forse convinti di averla portata a casa. Il Napoli ha ripreso il suo percorso normale, un percorso che purtroppo non elimina per me e a mio sommesso avviso i dubbi relativi alle due partite veramente importanti che la squadra avrebbe dovuto giocare e che non è riuscita a fare, quella contro il Liverpool e quella di martedì sera a San Siro contro il Milan. Erano le uniche due partite della stagione decisive e questa squadra ha mostrato ancora quelle carenze che porta avanti da 4 anni, cioè mancanza di determinazione, mancanza di cattiveria agonistica e soprattutto di autorevolezza in mezzo al campo. Questo non è un problema di Ancelotti, che sta facendo bene, anche se il tecnico quando manda in campo una squadra, diciamo, non voglio dire normale, ma tatticamente più corretta e più idonea a svolgere certi compiti, un esempio per tutti, Fabian Ruiz, esterno a destra, mi sembra veramente un qualcosa di impossibile considerato il passo del giocatore, e però ma in Spagna c'hai anche altri ritmi probabilmente e c'hai un altro modo di difendere, in Italia non lo puoi fare perché cambiano proprio i concetti di difesa e di attacco. Il calcio spagnolo è un calcio cattivo, ma è un calcio molto 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 più tecnico, nel quale c'è anche lo spazio per giocare. Stiamo vedendo che Ronaldo fa 17 reti ma 4 rigori, quindi i gol effettivi segnati sono 13, e le difficoltà di Ronaldo testimoniano quindi la differenza di gioco in fase difensiva. Vale sempre, perché comunque c'è un'attenzione tattica nel nostro campionato che non c'è in altri tornei, se non per poche squadre, quelle d'élite che sono sempre a confronto, certo, con le grandi europee. Noi abbiamo un quarto d'ora, già ci sono passati 6 minuti. Basta, l'ultima domanda che voglio fare: Hamsik via, ci sta, è un giocatore che ha dato tantissimo, soprattutto un giocatore che nel momento in cui ha deciso di andare in Cina, uno, non ha tradito Napoli, ma non è andato in un'altra squadra, quindi io non credo che i tifosi possono averci la voluta. Due, soprattutto indica un giocatore che già dall'estate aveva staccato mentalmente. Però ti chiedo, ha senso aver chiuso la trattativa a mercato chiuso in Italia quando non è stato possibile sostituirlo? Cioè il Napoli in questa sessione di mercato
perso due centrocampisti, di cui uno mi fa Capitano e l'altro poco utilizzato ma pur sempre disponibile, e non ha preso nessuno. Allora, mi fai una domanda alla quale non mi sento di rispondere, non perché non abbia le mie idee, ma perché questa è una domanda che va assolutamente girata da Ancelotti, il quale ha già risposto, ha detto ci sono le alternative, ha detto abbiamo Zelinski, abbiamo Fabian Ruiz, abbiamo anche Diawara. Io credo che Diawara invece sia un giocatore che va molto sfruttato in questo momento, e quindi evidentemente il tecnico si sente coperto da quel punto di vista, anche perché va considerato che giocatori come Verdi o come Calleon, alla bisogna dovesse esserci necessità, potrebbero tranquillamente giocare più dentro, non dico da centrali, ma giocare più dentro. Hamsik non è mai stato un vero centrale, il vero centrale in questo momento del Napoli, l'unico secondo me, è Diawara, e c'è Fabian Ruiz che può però sopperire bene, se adeguatamente coperto, anche a quel tipo di gioco. Il Napoli non è una squadra che ha bisogno di un regista classico per come è impostata. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa coprire centrocampisti come Zelinski, come Calleon, come Fabian Ruiz, come lo stesso Verdi, che è una punta ma può anche giocare più dietro, perché certo, sono tutti giocatori che giocano per offendere. Gazzetta Corriere dello Sport, prima pagina, non è la BBC, di Fradischia Tutto l'abbiamo vista. Il crollo del muro, ne ho parlato, 6 gol in 3 partite, ne abbiamo, è un campanello d'allarme o un caso? Ma no, non è un campanello d'allarme in sé, è un allarme perché non hai quei due giocatori, Bonucci e Chiellini, che ti creano il famoso muro che ha fatto le fortune di Allegri. Amsic festa la Dio, ma non è più il caso di annunciarlo prima e dargli quella standing ovation, che si è visto che lui aveva qualcosa in particolare, ma io credo che lui lo sapeva. Allora io credo che nel momento in cui lui chiuderà probabilmente anche questa tappa della sua vita professionale a Napoli, ci sarà una grandissima festa, allora, e sono convinto, allora, che lui tra la sua città natale e soprattutto il Napoli, lui continuerà a vivere, e credo e mi auguro che De Laurentiis dovesse essere ancora lui il proprietario del Napoli, e qui ho dei dubbi da qui a 3 anni, gli riserverà sicuramente un ruolo, secondo me, societario di un certo rilievo. A figli napoletani ha comprato una casa che dicono, una villa ad Aversa, che dicono, sì, nella zona. Credo che Hamsik sarà uno dei tanti giocatori che dopo la carriera resterà a Napoli. Sicuramente. Allora, sempre Corriere dello Sport, l'uomo dei record, vabbè, qui si parla ancora di Hamsik, Quagliarella, peccato, ma resti un relevo. Io giuro a Quagliarella. Assolutamente, l'ho scritto in un articolo che uscirà la festa del Napoli, ecco, è mancato solo il gol di Quagliarella, che uscirà domani sul Napoli giornale gratuito, sarò poco sportivo, poco leale, però io il gol a Quagliarella come indennizzo per tutte le vicissitudini che abbiamo scoperto a Napoli, glielo avrei messo nelle condizioni, senza favorirlo, di poter battere a rete, per battere da solo questo record di 12 gol consecutivi in campionato. Allora, le pagelle, Calle con l'illusionista è tornato, Koulibaly oltre le leggi della fisica. Secondo me, con le pagelle si esagera sempre dopo. Koulibaly ha fatto sicuramente. Ieri ho visto un grandissimo Callejon, assolutamente. Ma ieri la squadra ha giocato bene, allora liberato molto velocemente, senza andare a vedere le pagelle, perché erano tutti da 6-6 e mezzo. Lo stesso Mazzini, che pure ha fatto qualche errore, qualche imperfezione. Ma perché financo? Mario Rui è uno dei giocatori tecnicamente più forti. Isai? Ecco, su Isai voglio dire che questo è un giocatore che la fase difensiva, a mio giudizio, l'ha imparata bene. È un giocatore che purtroppo non ha il piede da finisher, non è un mal qui quando corre,
però la quantità e la qualità del gioco che dai Sai è un giocatore, assolutamente, è un giocatore che ti dà un rendimento che probabilmente potrebbe, visto che c'è ancora 24 anni, può ancora migliorare. Lui va per i 25, ragazzi. Vabbè, 25 anni. Questa è l'altra partita, non ne abbiamo dato conto. Comunque c'è stato Chievo Empoli in partitone, che era una parte felice. Allora, Ciccio Caputo è uno di quei tanti talenti misconosciuti in Serie A che a quasi 30 anni, mi pare, ha avuto questa chance e se la sta giocando alla grande. Abbiamo 3 minuti e dobbiamo vedere tutti gli altri giornali. Andiamo. Questo l'abbiamo visto, Roma puoi ripartire. Vabbè, vedremo oggi che cosa. Ora il Milan è più forte, secondo me per sì, Milan, d'accordo. Doppio Higuain, Sarri, sono contento per Sarri. Ecco, va bene. Per il TV. No, io sono contento anche per Higuain, perché l'uomo, secondo me, ancorché abbia sbagliato delle scelte e lo capirà, se non lo ha capito, e infatti è ritornato tra virgolette napoletano perché ha chiesto di Sarri, e questo è un riconoscimento fortissimo sia per Napoli che per lo stesso allenatore. L'importante è che Sarri riesca a vincere qualche cosa di intorno. In caso col Valladolid non ce ne può fregare. Vabbè, Cialdone e Tutino è del Napoli, sì. Che cambia moltissimo. Secondo voi può tornare utile oppure non è un 96, no, sì, ma non è un giocatore da Napoli, è un giocatore che sicuramente con una squadra vedi ma un è po' da Serie A o da Serie B? No, è da Serie A secondo me, assolutamente no. È un giocatore che secondo me, come Ciano, come Maiello, troverà la sua dimensione in una squadra e in un club di media classifica. Ma tra l'altro, ma questo perciò l'ho detto. Gervinho giocherà al CR7. Diciamo che i regali glieli ha fatti la Juventus, quindi Crisetta non so se è voluto, ma quindi avrei fatto CR maiuscolo 7 in qualche modo. Il Corriere dello Sport forse avrebbe fatto il leader calvo ieri è stato straordinario. Sì. Andiamo avanti, riecco il Napoli, Trista la Sampdoria, Insigne si sblocca, Hamsik. Questa è una cosa importante, al di là dell'addio di Hamsik, il fatto che Insigne abbia rinnovato il gol, che si sia mosso, in effetti anche a San Siro non era stato dato il giusto di fortuna. Tu vai a vedere il pallone di Callegon è stato leggermente toccato e gli è arrivato in maniera in posizione, però non ha potuto calciare di benissimo più. Hai perfettamente ragione, da competenti, diciamo così. Hai perfettamente ragione, però voglio dire, se tu pensi al gol fatto da Cristiano Ronaldo ieri sera, il primo, quello con la deviazione del difensore, diciamo che Insigne, anzi, Insigne è stato ancora più bravo di Cristiano Ronaldo, perché ha saputo tirare di prima intenzione dopo che la palla era stata toccata dal difensore. Se avesse cercato il controllo, però poi alle volte basta un pochi centimetri per cambiare, una frazione di secondo. Se avesse cercato il controllo, probabilmente non avrebbe trovato quell'angolo. Ancora Gazzetta dello Sport, e dopo 3 lunghi mesi Lorenzo rivede la porta, ora sono più sereno. Giampaolo, dura da digerire la seconda rete. Ciao Marek, Hamsik, Napoli, ai titoli di coda, la Cina lo copre d'oro. La banda del lupo, questo è un titolo che non devo fare. Questo è fatto da tutto Sport, mi pare che sia. Sempre ci hanno mise. Sia tutto. Sempre ci hanno mise. Insomma, poverino, ne ha fatti due. Il mattino, gioia e dolori, ma è un dolore la diriamsi dal punto di vista affettivo. Guarda, allora andiamo a vedere tatticamente la cosa, non andiamo ad abbandonarci al sentimento. Marek aveva staccato meno, allora, doveva andare via. Non è vero, perché ieri ha fatto una partita eccellente. Ieri era la partita da Dio, aveva motivato, ha fatto una partita eccellente, come ne ha fatte altre. Il primo gol, forse sei d'accordo. 60% Hamsik, allora, 20%, 30% Callegon, 10% Mini. Allora, io ti dico una cosa e poi chiudo su Hamsik. È un giocatore che non ha le stimmate, evidentemente, in questo momento per fare proprio il centrale, perché è troppo abituato a giocare in un certo modo. Però
quando si gioca contro formazioni, e questo vale un po' per tutto il Napoli in generale, contro formazioni che ti lasciano campo, che ti fanno giocare perché giocano anche loro, sì, siamo già un mille il Napoli è una formazione che non potrebbe fare a meno, e uso il condizionale, non potrebbe fare a meno di un giocatore come Hamsik, perché chi dà la palla come Hamsik nel Napoli non c'è. Vabbè, siamo già un minuto e mezzo oltre, Repubblica non ci interessa la Juve, Napoli Hamsik va bene, questo è Repubblica Napoli, Napoli 3 gol contro la crisi, insegna la sblocca, ma questa è un'altra la festa manca solo Quagliarella. Vabbè, è la penso tale e quale. Allora, una stupidaggine parlare di questa mini crisi, non esisteva. La legge di GR. Il Napoli ha sbagliato due partite, le partite decisive. E no, questo fatto, e questo fatto, caro Liberato, deve far riflettere la proprietà su quali giocatori andare a prendere al mercato. La Liverpool non l'ha sbagliata, perché se fa l'ha sbagliata, l'ha sbagliata come mentalità. Okay. Andiamo. Questo è il Corriere della Sera, anche qui c'è Hamsik che saluta. Corriere del Mezzogiorno, prima pagina, pagina finale, Corriere della Sera, ultima pagina, Hamsik illumina, poi saluta i tifosi. Ecco, l'unico vero, secondo me, peccato ieri sera è che gli spalti del San Paolo erano completamente vuoti. Probabilmente se si fosse annunciata la partita d'addio di Hamsik nel campionato italiano, io credo che con dei biglietti messi a prezzo ancora più ridotto, credo che il Napoli avrebbe fatto una gran bella figura per rendere omaggio al suo campionato. Abbiamo fatto 3 minuti in più, cioè il 20% in più di quanto programmato. Salutiamo, alla prossima. Arrivederci.